Good evening. Welcome to the post-game press conference between Bertrand Bertone and Tofaş Bursa. Let's start with an opening statement of Gigi O'Brien, players from Tofaş Bursa. We played a good game most of the game. It was a tough atmosphere to play in, but we handled it for a good portion of the game and then just messed it up in the end. So just got to improve from here. Thank you very much. Abbiamo fatto una buona partita, perlomeno per una buona parte della partita. Alla fine purtroppo ci siamo un po' impappinati e quindi dobbiamo migliorare da questa situazione. Thank you very much. Let's move on. Coach Orun Hene from Tofaş Bursa. It was a tough loss, and most of the game, when I see the numbers statistically, when I see the game, we had a good first half. Then in the third quarter, we had 10 points differences, and we were playing well in offensively and defensively, but unfortunately, this happened. This is our weakness this season. In the crunch time, when the aggressivity starts, we are making bad decisions in offensively, and we start to make turnovers. I am sorry for the effort that we spent as a team there, but this the reality. If you don't play well the end of the game, doesn't matter what you are doing the beginning of the game. And I congratulate our opponents. They didn't give up until the end of the game. And I thank you for their hospitality also. They show us great hospitality. And they are our friends. And I wish a good season for them the rest of the season. That's all. Thank you very much, coach. È stata una sconfitta dura. Adesso guardiamo un po' le statistiche. Devo dire che abbiamo giocato veramente un'ottima prima parte di gara. A un certo punto nel terzo quarto siamo anche andati più 10. Stavamo giocando molto bene sia a livello offensivo che difensivo. Purtroppo però una nostra grande debolezza è che nei momenti decisivi, quando l'intensità e l'aggressività si alza, purtroppo poi prendiamo delle pessime decisioni, e quindi questa cosa ci fa un po' soffrire. Sono contento che perlomeno non abbiamo mai mollato fino alla fine. Complimenti a Tortona per la vittoria, grazie mille per l'ospitalità e un grande in bocca al lupo per il resto della stagione. Thank you very much.
scusa, mi devo sedere. Let's move on. Tashaun Thomas, opening statement. Very proud of how the team played today. We know we lost a big piece of our team today with Mike and Mike Dom, and you know we all understand how this is a business, and he had to do what he had to do. So we knew that somebody needed to step up. So I'm just glad that I was able to do that for my team tonight, and we fought the whole game. So we were down in the third big and came back. Really proud how we showed up tonight. Thank you very much. Sono veramente orgoglioso di questa vittoria, di questa vittoria di squadra. Come sapete, in questi giorni abbiamo perso un compagno di squadra, Mike Dom, che è andato via, e quindi questa partita abbiamo veramente dovuto tutti metterci qualcosina in più in campo. Ognuno sapeva che doveva dare veramente il massimo, quindi sono veramente fiero di questa squadra. Eravamo sotto anche di 10 punti e abbiamo lottato fino alla fine. Una grande vittoria. Thank you, Tashaun, and let's move on to Coach Marco Ramondino. You can statement. Yes. Thank you, man. Oh, we as Tashaun said better, we have to be very proud, and me personally as a coach, sincerely, I'm wondering where the guys found the energy to fight through this game 3 days after another overtime in the Italian league, and today was hard for us because we were not loose as comfortable as we would like to be, but we had sometimes some strange lineup and some players like Severini or Obazon coming back from long period out, and so we were not as, let's say, confident and lose as we would like to be. And we were getting a little bit frustrated because we, especially in the final part of the third, beginning of the fourth, we were building good looks offensively, but we were not scoring, we were not hitting shots, and we were getting a little bit frustrated, but we fought back and we find a way to be in the game. And after that, as is happening lately, the guys were good to make the play down the stretch. Also somebody taking some, let's say, individual initiative that I think it's normal when you are tired and the game is on the line and you are scratching all the what is remaining energy wise. È una vittoria di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. Sinceramente, come allenatore, sono sorpreso di dove i ragazzi abbiano trovato le energie per questa vittoria. È stata una partita difficile nella quale abbiamo fatto fatica, non siamo stati sciolti e non siamo stati bravi come vorremmo essere, però c'erano anche dei quintetti un po' particolari, o con giocatori come Severini o Bason che rientrano da un lungo periodo di stop e non è facile avere un buon ritmo. Credo che la squadra stesse maturando un po' di frustrazione tra fine terzo quarto e inizio quarto periodo per tanti buoni tiri costruiti ma non segnati, però poi i ragazzi hanno trovato le energie per rimettersi in partita e, come sta succedendo ultimamente, fare le giocate decisive quando la partita è punto a punto. A volte ci siamo anche rifugiati in qualche iniziativa individuale, credo sia una cosa normale quando si è tanto stanchi e la partita è punto a punto e si cerca di dar fondo alle ultime energie rimaste. Grazie, coach. Buon lavoro, signore. Grazie. Devi parlare, Marco? Buon lavoro, signori, grazie. Libertà di espressione.